Ogni giorno Luigi Dalla Piccola faceva dalla sua casa di Via Romana una passeggiata di 6.000 passi per Firenze, contando metricamente ognuno di quei passi con i versi di Dante. Una passeggiata tanto fisica quanto mentale che, giorno dopo giorno, scandiva il ritmo dei suoi pensieri quasi come un metronomo interiore. D'altronde, si sa, Dalla Piccola era guidato dalla regola e dalla disciplina, tanto nella musica quanto nella vita. Ogni giorno, poi, nell'arco di questa passeggiata, si recava in quello che era il tempio del suo spirito. Accanto a casa sua, la chiesa di San Felice in piazza ospitava le sue riflessioni più intime e difficili, quelle in cui si confrontava con l'Eterno Creatore. Quella di Dalla Piccola era una fede stabile, costante durante tutta la vita, ma non fu mai una fede divina concessa dall'alto. Al contrario, la sua era una fede del tutto umana, piena di dubbi e di domande senza risposta, una fede intesa come percorso spirituale ottenibile solamente nell'arco dell'intera esistenza. L'altro punto fermo della vita del maestro fu, naturalmente, la musica. Proprio durante la quotidiana passeggiata, Dalla Piccola passava di fronte a Palazzo Pitti, l'antica residenza medicea, dove assistette il 1 aprile del 1924, appena ventenne, a un'esecuzione del Pirro Lunaire, diretta nella Sala Bianca dal suo stesso compositore, il geniale e controverso Arnold Schoenberg. Dalla Piccola rimane folgorato dall'esperienza, che lo spinge definitivamente sulla difficile strada della sperimentazione e della modernità, anche a costo di scontrarsi con il clima di conservatorismo che regnava nel mondo musicale fiorentino e italiano. Ma d'altronde, similmente al suo maestro Schoenberg, per Dalla Piccola l'arte era un dovere morale e poco importava se la sua indole lo portava controcorrente. La sua strada, nel bene e nel male, era quella. Come diceva Dalla Piccola, però, Firenze è una città che concede solitudine a chi la desidera, e fu così che egli poté coltivare la sua direzione ostinata e contraria con calma e rigore. Dalla Piccola sceglie Firenze come città di adozione nel momento in cui decide di iscriversi al conservatorio. Per lui, intellettuale di frontiera nato in Istria, la città di Dante è un riferimento imprescindibile, e una volta trasferitovisi per studiare, non la lascerà più per tutta la vita. Appena arrivato, rimane molto affascinato dalle iscrizioni dantesche che costellano il centro di Firenze, imparando così a conoscere le strade della città grazie e assieme alle parole del sommo poeta, la cui opera fu una costante fonte di ispirazione per tutta la vita. Ma naturalmente Firenze, oltre a essere patria di Dante, è anche culla del Rinascimento, dell'ambizione di coniugare antico e moderno, razionalità ed estetica, utilizzando il pensiero come strumento per avvicinarsi a Dio. E se citando l'aforisma di Goethe, l'architettura altro non è che musica pietrificata, sarà allora ancor più semplice rendersi conto della somiglianza tra le geometrie rinascimentali e la simmetria, la costruzione scrupolosamente levigata delle partiture dalla piccoliane. Un perfetto controllo delle proporzioni garantito e reso possibile dal sistema dodecafonico. La rigorosa tecnica di composizione ideata da Arnold Schoenberg, che utilizzando in successione tutte le 12 note della scala per organizzare i propri temi musicali, abbandona di fatto il sistema tonale che ha dominato la musica dei 3 secoli precedenti. La dodecafonia per Dalla Piccola è però innanzitutto uno stato d'animo, e l'inflessibile metodo di composizione seriale l'unico modo per esprimerlo, coniugando ordine e libertà, razionale e irrazionale, umanesimo e misticismo.
La serie dodecafonica appena ascoltata, Altissima Luce, è la prima mai scritta da Dalla Piccola e fa parte delle Tre Laudi. Un brano e una serie talmente importanti da confluire integralmente nella sua prima opera per il teatro musicale, Volo di Notte, messa in scena per il Maggio Musicale Fiorentino del 1940 con le scenografie di Baccio Maria Baci. Uno dei luoghi di riferimento della Firenze di Dalla Piccola era l'antico fattore, ritrovo abituale di intellettuali e artisti, dove egli pranzava quasi ogni giorno, alle 13, in quello che era stato denominato il tavolo italiano della dodecafonia. Qui frequenta letterati come Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo, o pittori come Giovanni Colacicchi, Baccio Maria Baci, Ottone Rosai e Guido Peyron, che si ispirano spesso, per i soggetti dei loro dipinti, al vivace mondo di questa trattoria letteraria. Determinante, poi, è la frequentazione di Ugo Oietti, l'allora direttore del Corriere della Sera, che nella Villa del Salviatino lo introduce nel gran mondo dell'intelligenza fiorentina. Dalla Piccola resterà comunque fondamentalmente estraneo alle frequentazioni mondane. Individualismo e scontrosità gli conferiscono una sorta di charme dell'antipatia, di chi crede ciecamente nelle proprie convinzioni, senza se e senza ma. A causa di questa intransigenza, conosce anche l'amarezza dello scherno, di quella Firenze che si dimostra refrattaria al nuovo che avanza, costringendolo a trovare una grande forza interiore e a imparare a non curarsi troppo né di fischi né di applausi. A Firenze trova però anche il conforto di alcune profonde amicizie, come quella con il pianista Pietro Scarpini, suo compagno di studi, e soprattutto con il violinista Sandro Materassi, assieme al quale si impegna a promuovere la diffusione della musica moderna con concerti in tutta Europa e con cui resterà sempre legato da fraterno affetto. Ma il vero pilastro della sua intera esistenza ha un nome e un volto di donna, Laura Cohen Luzzatto, paziente, fedele e amata compagna di una vita. Studiosa di letteratura, Laura è fondamentale per l'apertura intellettuale di Dalla Piccola. Inizia così il fecondo dialogo tra parole e musica, così importante nella produzione della Piccoliana. Grazie a Laura la sua arte si completa, alla sensibilità musicale si aggiunge l'inflessibilità razionale. Lui religioso, lei atea, lui cattolico, lei ebrea, resteranno indissolubilmente legati per tutta la vita. A minare questa serenità le voci di imminenti leggi razziali. Subito Dalla Piccola decide di sposare Laura. Si uniscono in matrimonio il 30 aprile del 1938 nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria. Tre mesi dopo, il fatidico 1 settembre, Laura è costretta ad abbandonare il suo impiego alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Con l'intensificarsi della guerra e delle persecuzioni, Dalla Piccola e la moglie abbandonano la propria abitazione, trovando rifugio nelle case degli amici. Ed è in questo periodo buio che vengono concepite due delle sue opere più importanti, I Canti di Prigionia e l'opera teatrale Il Prigioniero, emblemi dell'oppressione e della mancanza di libertà. Dalla Piccola sublima in musica le proprie angosce, trasformando le tragedie in arte universale e le preghiere personali in canto collettivo. Il 25 luglio del 1944 arriva la liberazione di una Firenze in rovina ed il giorno più felice della vita del maestro, che nel dicembre dello stesso anno decide di chiamare Anna Libera, la figlia nata il primo di quel mese, a sancire e ricordare la ritrovata libertà. L'uomo che pensa è un individuo, non più un numero in una collettività, ma un individuo con la sua gioia e il suo dolore. Alla luce di queste parole di Dalla Piccola, le passeggiate del maestro, scandite dal ritmo pensante dei versi poetici, sembrano quasi un mantra, una professione di fede nell'individualità umana. Una individualità costantemente affinata tramite l'esercizio della memoria. Memoria, però,
non solo poetica, ma anche personale, tramite il regolare dialogo con se stesso fissato nei suoi diari. La meta delle passeggiate mattutine era molto spesso il Conservatorio Luigi Cherubini, dove dalla piccola insegna pianoforte complementare e lettura della partitura dal 1934 al 1967. La scelta di una cattedra non particolarmente prestigiosa né esposta gli permette di tenere lezioni poco ortodosse, volte più che altro a stimolare la curiosità degli allievi in tutte le direzioni, musicali e non. La sua influenza su compositori come Luciano Berio e Luigi Nono, Carlo Prosperi e Silvano Bussotti è fondamentale, e sebbene non si possa parlare di una vera e propria scuola dalla Piccoliana, nessun musicista che abbia studiato in quegli anni si è sottratto, direttamente o indirettamente, all'influsso della sua personalità. Nella seconda parte della sua vita, al contrario della prima, dalla Piccola è oggetto di grande attenzione da parte del mondo musicale, conferenze, lezioni, concerti e onorificenze. Soggiorni in Europa e negli Stati Uniti ne consolidano definitivamente la fama internazionale. Il risultato di tutta la mia vita. Così dalla Piccola definì il suo Ulisse, un'opera che persegue per tutta la sua esistenza, iniziando a concepirla nel 1943 e portandola a compimento 25 anni dopo, nel 1968. Nel suo immaginario, però, la figura di Ulisse è già impressa con un marchio indelebile sin dal 1912, quando a 8 anni vede un film muto ispirato alle gesta dell'eroe omerico. La stesura dell'opera è quindi una lunga ricerca del tempo perduto nei meandri della memoria e dell'inconscio, con una rete talmente fitta di rimandi e citazioni che il libretto può essere considerato il compendio degli incontri con la letteratura occidentale di tutta la vita di Dalla Piccola. Dal Rivier di Volo di Notte, a Marsia, al Prigioniero, a Job, il tema ricorrente del teatro musicale Dalla Piccoliano è la lotta dell'uomo contro qualcosa che è assai più forte di lui. Per quanto riguarda il suo Ulisse, il confronto è l'unico dal quale non si possa sfuggire, quello con se stesso. Egli è l'uomo solitario alla ricerca della propria identità, divorato dal dubbio, tormentato dalle domande fondamentali. Chi sono? Cosa cerco? Incapace di darsi una risposta. L'individualità e l'esaltazione dell'ingegno umano cantati dall'epica omerica nel Novecento non hanno più senso, e l'Ulisse dalla Piccoliano, che è ormai quello di Dante, riprende la via del mare mosso da una sete di conoscenza che sembra implacabile. Ma è proprio nel momento di maggiore sconforto che viene illuminato dall'idea di Dio, Signore, che conclude l'opera con un mistico bagliore. Con Ulisse arrivano le risposte supreme che placano l'ansia terrena di Luigi dalla Piccola. La luce, infine, arriva a chi ha saputo cercarla. Luigi dalla Piccola muore a causa di un edema polmonare il 19 febbraio del 1975, all'età di 71 anni, lasciando un inestimabile patrimonio musicale e l'esempio di un uomo che ha sempre difeso le sue idee, percorrendo il proprio cammino artistico e umano con calma, rigore, fede.